La notte dei ricercatori, di scena in contemporanea in diversi centri europei, ha dato ai cittadini la possibilità di conoscere da vicino le attività svolte al Neuromed, l'istituto di Pozzilli sempre più proiettato oltre i confini nazionali, grazie anche all'importante rete di collaborazioni creata negli ultimi anni. Come sempre è stata notevole la risposta da parte della gente e in particolare delle scolaresche che in questi giorni hanno avuto l'occasione di visitare i laboratori e di vedere i ricercatori all'opera. Gli ingredienti sembrerebbero sempre gli stessi. Passione, grande entusiasmo da parte dei ricercatori di essere coinvolti in questa manifestazione, ma quest'anno credo ci sia un valore aggiunto ed è quello dell'aver vissuto il mondo reale in maniera molto intensa. Siamo stati in giro ovunque, abbiamo coinvolto le scolaresche, abbiamo coinvolto gli attori istituzionali, abbiamo coinvolto l'università proprio per migliorarci, anche per capire quali potevano essere le esigenze da parte dei cittadini, le domande che potevano pervenirci. Quindi è stato un percorso molto interessante, tutti i visitatori hanno potuto vedere cosa avviene nel mondo della ricerca, quindi con le porte aperte, capire anche che il ricercatore non è un topo di laboratorio, ma è un uomo che vive in maniera intensa le proprie emozioni ed è lì per tentare di trovare soluzioni che possano migliorare la qualità della vita. La notte dei ricercatori è stata preceduta da un importante momento di confronto. I principali istituti di ricerca ed esperti italiani si sono dati appuntamento a Pozzilli per parlare del presente e del futuro delle neuroscienze e della riabilitazione. Noi facciamo rete per migliorare le prestazioni, per sinergizzare sulla ricerca e per affermarsi anche in ambito europeo, perché uno dei problemi che poi ha l'Italia è quello di affermarsi a livello europeo. Neuromed è ovviamente all'avanguardia su questo per qualità del ricerca che si fa. Va detto anche che abbiamo un forte appoggio della regione Molise, siamo l'unico IRCCS della regione e questo crea fra l'altro un saldo attivo della regione dal punto di vista dei malati. Noi abbiamo malati che essendo una regione piccola vanno in altre regioni e abbiamo malati di altre regioni che vengono nel Molise, in particolare qui a Neuromed. Questa notte dei ricercatori è quella che serve per fidelizzare il mondo esterno al mondo della ricerca. Ricerca vuol dire innovazione, vuol dire anche possibilità poi di portare questa innovazione nel mondo della produzione e di creare lavoro. L'Italia non esce dalla crisi se non attraverso l'innovazione. Noi siamo in prima linea per questo.